Questa notte è stata rotta una finestra della palestrina che dà su via del Meone. Non sappiamo bene chi siano e soprattutto quanti erano, forse un gruppo formato da 3 o 4 persone che hanno sfondato questa finestra dall'esterno. Fortunatamente i vetri che sono ricaduti poi all'interno della palestra non hanno fatto danni a persone, però comunque sia noi ci siamo dovuti tutelare come istituto e abbiamo fatto una denuncia a ignoti ci siamo tutelati in questo modo. Fortunatamente appunto non c'era nessuno e nessuno è rimasto leso. Abbiamo fatto delle foto all'incidente per poi ripulire la palestra e organizzarla per la notte. Si sono verificati altri tentativi durante la notte e fortunatamente non sono riusciti insomma a rifare quello che avevano fatto poco fa. Come ve ne siete accorti che la finestra era stata rotta? C'erano persone all'interno che hanno visto la scena, ovviamente vedendola dal basso perché la finestrina è stretta e dà esattamente sulla strada quindi si vedevano semplicemente i piedi, hanno infilato un braccio, evidentemente hanno rotto il vetro e questi ragazzi hanno dato immediatamente l'allarme e noi siamo corsi in via del Meone parallela dell'entrata della strada che dà all'entrata del Mariano Buratti abbiamo cercato di capire chi fossero, se erano ancora in circolazione ma erano già spariti. Questi erano sicuramente ubriachi o comunque sia non erano lucidi, in quanto poi hanno urlato insulti sì, verso gli occupanti e l'occupazione in generale. Però prima hai detto che ci sono stati altri tentativi nel corso della notte, quanti? Uno solo. Che è stato un tentativo, cioè si è sentito lo stesso botto ma il vetro non si è rotto noi stavamo tra l'altro dormendo all'interno della palestra, lontani ovviamente dalle finestre onde evitare un altro pericolo un'altra volta non siamo riusciti a vedere chi fossero. Abbiamo immediatamente contattato la polizia che ha fatto delle sue ricerche e ha scoperto tra l'altro che questi vandali hanno fatto anche altri danni più in là, rompendo dei vasi di un ristorante, mi sembra. Sempre nel corso della notte? Sempre nel corso della stessa notte.